Senti, aspetta un attimo, perché c'è Vittorio Sgarbi collegato con noi nella veste di sindaco di Sutri, una veste a noi familiare. Vittorio, buongiorno, benvenuto. Eccolo. Buongiorno. Senti, mai sei riuscito a seguire anche poco fa il discorso di Conte? No, non l'ho seguito. Cosa ha detto Conte? Ah no, d'altronde non c'era molto da stare attento. Più che su questo, non l'hai nemmeno seguito, ma chiediamo anche a te, prima di arrivare a Sutri, un piccolo commento. Chi ha sbagliato tra Salvini e Di Maio? Ma non ha sbagliato nessuno, nel senso che Salvini ha fatto la cosa più giusta che poteva fare, prendendo atto che 5 Stelle non è un partito, ma un accrocchio di opportunisti, di incapaci, di non eletti e di nominati da Grillo. Quindi sono destinati a sparire, così hanno accelerato la loro sparizione, perché non stando l'opposizione, che è l'unica acqua della quale possono nuotare, andando con il PD verranno completamente schiacciati e verranno riconosciuti per quello che non sono, cioè niente. Di Maio ha sbagliato sul piano personale a non accettare la ridicola proposta, effettivamente quella sì pericolosa, di Salvini, di fare lui il premier, presidente del Consiglio invece che il vice, e quindi si capisce di lì, poveretto, che è spaesato. Però d'altra parte, come poteva rappresentare il partito di Grillo uno con la faccia di Di Maio? Quindi c'era già una contraddizione. Grillo aveva fatto una perversione nel mettere Di Maio al suo posto, e questa perversione continua e lentamente diventerà una disfatta senza precedenti, insomma. D'altra parte si capisce già da un dato che quello per cui Mattarella ha fatto una cosa imposta dalla maggioranza numerica, ma non dalla logica. Non governano in nessuna regione, sono l'opposizione in tutti i comuni, salvo che in alcuni in cui danno prova della loro totale incapacità, come Roma, Raggi e Torino Appendino. Per cui che governi l'Italia un partito che in tutte le regioni non c'è è un'altra cosa inquietante. Adesso perderanno l'Umbria, perderanno la Emilia Romagna, quindi sarà un... comunque insomma vanno avanti, è una finzione che può durare ancora un anno, due anni. Per quanto duri, porterà però i 5 Stelle a sparire. Mario Tozzi? Vittorio, ma scusa, ti riferisci alle 5 Stelle, no? Però in realtà anche quando si sono alleati con la Lega non governavano in nessuna ministra. Intendo dire che il dato per cui occorreva andare a votare era perché le europee hanno sancito un assetto dell'elettorato diverso, cioè se tu passi dal 34 al 17 è un dato abbastanza importante, quindi non puoi far finta di avere ancora il 34, e cioè quei 100 deputati, quindi i 100 deputati sono delle figurine, questo che sto dicendo, per cui la maggioranza che loro hanno costituito è costituita di fantasmi, persone che non ci saranno più, e quindi il dato di fatto è che è tutto sul piano costituzionale è corretto, Mattarella ha fatto la cosa corretta. Dico io che il problema di fondo non è l'errore, Salvini ha preso atto che non ho dei fantasmi, ha preso atto che non si può avere un governo in cui c'è Toninelli o Buonafede, e quindi ha detto me ne vado. Poi giusto o sbagliato i tempi, questo è un discorso diverso, ma ha sancito la impossibilità di governare con questi balordi. Proverà il PD, vedremo cosa faranno. Quindi sto dicendo questo, non sto dicendo che non c'è una legittimazione, è temporanea, perché quello che loro sono non saranno più, sono degli scomparsi. Tant'è vero che rimangono lì attaccati al Parlamento, perché star lì 5 anni vuol dire avere la pensione, e stare lì 1 anno e mezzo vuol dire non avere niente. Quindi anche quello è un altro dato inquietante di una politica fatta solo di opportunismo, dal punto di vista loro evidente, dal punto di vista di Renzi altrettanto, perché Renzi al voto avrebbe perso tutti i suoi deputati, quindi sono due corpi elettorali che non ci sono più, due figure, cioè l'elettore del PD non vota più Renzi, e quindi i renziani erano destinati a scomparire. Ora abbiamo una maggioranza di 300 e non so quanti deputati, 350 quanti saranno, che sono dei fantasmi e sono destinati a sparire, quindi io aspetto, io sono lì tranquillo, io l'opposizione c'ero prima, ci sono oggi, ci vivo naturalmente, e quindi non ho dei problemi personali, però trovo che essere governati da dei fantasmi, e i fantasmi anche Conte, non eletto da nessuno, scoperto come un trovatello, montato lì perché lo vuole Di Maio, poi rimontato lì perché lo vuole Mattarella, poi rimontato lì, cioè una figura veramente indecorosa, cioè non si riesce a immaginare
come, se non perché essendo una figura molto elastica, sobria piace, anche elastico, hai detto bene, termine giusto, elastico piace molto ai cancellieri e ai presidenti stranieri, questo va benissimo, insomma. Che dobbiamo fare? Va bene così? No, allora, che dobbiamo fare è andare a Sutri. A Sutri, perché c'è un appuntamento tra le tante cose. Raccontaci. Certo, di Sutri. Con Vittorio Sgarbi, e noi ci eravamo lasciati i primi di agosto, poi siamo stati.